Buongiorno a tutti, un saluto ai mass media, in particolare alla carta stampata e al Teleboa Marina, Telemerito, che ci seguono con assiduità. L'indizione di questa conferenza stampa è dovuta alla stipula di una convenzione tra il comune di Boa Marina e l'associazione AIAB. L'associazione AIAB è un'associazione di promozione sociale, che si interessa dell'agricoltura, in particolare la definizione giusta è Associazione Italiana Agricoltura Biologica, in questo caso è l'AIAB Calabria che è presente qui con noi, quindi un saluto al dottore Faenza, un saluto all'agronomo Nino Modafferi che rappresentano appunto l'AIAB. In pratica nella convenzione stipulata si va a valorizzare il museo dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico, il museo delle tradizioni contadine, il museo della civiltà contadina nell'ambito di tutta l'area grecanica. In questo caso il comune affida all'associazione AIAB appunto la gestione del museo. E abbinato a questo c'è l'apertura di uno sportello informativo che va un po' a interessarsi, a informare, a formare su tutto l'aspetto della ruralità, in particolare uno sportello che andrà a dare informazioni, a formare i giovani, i meno giovani che vogliono intraprendere un'attività agricola. Passo la parola a Pasquale Faenza per illustrare tecnicamente come funzionerà il museo dell'arte, il museo appunto nell'ambito dell'area grecanica. Grazie, buongiorno. Il museo è stato inaugurato da poco e grazie al contributo dell'assessorato alle minoranze linguistiche della provincia di Reggio Calabria, ora siamo in uno step successivo che determina appunto la fruizione e la valorizzazione di questa struttura museale che ricordo insomma era stata creata dal compianto Pasquino Crupi e dall'iconografo Domenico Candela. Quali sono i passaggi? Cioè, attraverso appunto l'associazione per l'agricoltura biologica della Calabria si tenterà di avviare questo percorso non solo con le scuole, ma anche con la stessa popolazione residente, ma in generale con tutti gli abitanti dell'area grecanica. Abbiamo voluto associare alla parte prettamente culturale anche quella diciamo, tecnica di supporto, perché crediamo che appunto un museo deve essere una cassaforte di memorie, ma non solo di memoria a livello culturale, ma anche memorie da cui ripartire per una valorizzazione concreta del territorio. Quindi quale occasione migliore affidare appunto il museo a un'associazione che si occupa nello specifico di agricoltura biologica, quindi il recupero di anche ecotipi tipici del territorio, un'agricoltura sana che recupera la tradizione come valore aggiunto ai prodotti tipici. E noi nell'ambito appunto delle attività che saranno svolte a seguito delle feste natalizie, creeremo un vero e proprio calendario di eventi, insomma, deputato alla valorizzazione. Speriamo che il percorso, insomma, sia supportato dai cittadini stessi, a cui appunto sarebbe interessante chiedere la partecipazione diretta con una donazione di oggetti e anche di ricordi. In merito invece alla parte tecnica di supporto scientifico sarà l'agronomo Antonio Modafferi a spiegare quali saranno le attività di supporto appunto ai cittadini. Ovviamente all'interno della valorizzazione museale ci sarà anche la collaborazione dello sportellista linguistico che è presente nel comune di Bova Marina e quindi coadiuverà quelle che possono essere le visite all'interno del museo. Sì. Adesso la parola all'agronomo Nino Modafferi che ci parlerà sia del museo che
sportello agricoltura, noi chiameremo in maniera semplificativa appunto sportello agricoltura. Grazie a tutti e buongiorno. Prima di iniziare vale obbligo ringraziare a nome dello staff di AIAB e a nome anche del direttivo di AIAB Calabria il comune di Bova per questa opportunità che dà a noi proprio per potersi far conoscere ancora di più nel territorio. Noi come AIAB Calabria operiamo in tutta la regione e abbiamo avviato tantissime iniziative anche grazie alla creazione di circoli come in provincia di Cosenza e anche il circolo per quanto riguarda in provincia di Catanzaro. Il nostro obiettivo è quello di creare sviluppo e soprattutto di espanderci. Espanderci come? Avviare proprio in concomitanza con enti pubblici delle azioni che possono essere a supporto dei cittadini. Lo sportello informativo proprio è stato creato per questo motivo, quindi dare supporto soprattutto alle aziende agricole dell'area greganica, ma a chiunque fosse interessato per avvicinarsi al mondo agricolo e non solo, perché AIAB attraverso l'agricoltura si occupa anche della promozione dei territori ed è promotrice del biodistretto greganico. Quindi colgo qui l'occasione anche per dire due parole sul biodistretto greganico, che è veramente uno strumento molto importante per quanto riguarda lo sviluppo dei territori, perché riesce a legare l'agricoltura ma a quello che è le tradizioni, quindi si lega molto bene al museo, ma anche allo sviluppo di tutti i territori locali. E quindi facendo l'invito a tutte le altre amministrazioni degli altri comuni dell'area greganica soprattutto, ma anche a tutti i cittadini qualora fossero interessati, che dare una mano di supporto per la creazione, quindi per il proseguo del biodistretto, non fa altro che andare ad arricchire ciò che è la nostra culla culturale dell'area greganica. Per quanto riguarda lo sportello, sarà operativo subito dopo le feste. Ci stiamo organizzando per vedere se riuscire a fare una settimana, un giorno o due giorni a settimana. Naturalmente la sede di AIAB Calabria è sempre qui a Bova Marina, quindi qualora fosse possibile attraverso la fissione anche di numero di telefono, quindi massima reperibilità, riusciremo anche a dare appoggio a chi magari quel determinato giorno non può essere presente, magari per un motivo di lavoro oppure perché per altro. Quindi su questo c'è anche disponibilità anche in funzione del nuovo PSR che è nato, perché visto che già la Comunità Europea ha dato l'approvazione alla Regione Calabria, quindi a breve sicuramente ci saranno i nuovi bandi di sviluppo, che è un ottimo mezzo per quanto riguarda sviluppo territoriale, perché il PSR non solo va a valorizzare le aziende reali, quindi le aziende esistenti, ma dà dei finanziamenti anche per quanto riguarda l'artigianato, per quanto riguarda i canali commerciali, quindi il PSR deve essere valutato come un'ampia opportunità, quindi non solo legata al territorio, a delle culture specifiche, ma legata principalmente allo sviluppo del territorio, quale può essere anche un'attività legata all'artigianato locale, che in concomitanza naturalmente con l'agricoltura si può creare quella fascia di sviluppo che per tanti anni è stata trainante nella nostra regione, soprattutto nelle nostre zone. E niente, quindi colgo l'occasione per ringraziare nuovamente il Comune di Bova e quindi con l'anno nuovo avvieremo questo nuovo sviluppo per quanto riguarda lo sportello, cercando di dare maggior rapporto a chi veramente ne ha tanto tanto bisogno. Grazie. Sì, grazie Nino. Io dimenticavo di porgere i saluti del sindaco Cupi, le scuse per non essere presente oggi, aveva un impegno improrogabile a Catanzaro, per cui abbiamo ugualmente indetto la conferenza stampa. Devo dire ancora per quanto riguarda il PSR che è uno strumento importantissimo, forse sarà l'ultimo treno che può essere preso in Calabria. È uno strumento che abbiamo seguito da maggio, quando è stato votato nella
la regione, poi ci sono stati gli emendamenti mandati da Bruxelles, poi ci sono state le varie correzioni, finalmente è stato votato a Bruxelles, è stato approvato a Bruxelles nel fine novembre. Noi appunto abbiamo pensato come amministrazione di promuovere questo sportello proprio in funzione dell'approvazione del PSR 2014-2020, perché dovremmo pubblicizzare al massimo proprio uno strumento che può essere l'unica valvola di sfogo per i tanti giovani che vanno che stanno cercando un lavoro, che stanno cercando una strada da intraprendere. E proprio a questo proposito abbiamo pensato con il direttivo AIAB di già a metà gennaio 2016, in cui, nella quale data probabilmente sarà approvato qualche bando, di organizzare un seminario informativo che è la formula più agile per informare gli addetti ai lavori e i non addetti ai lavori. Ancora un'altra informazione ed è quella sull'approvazione della legge sull'agricoltura sociale. Noi ci teniamo molto, io particolarmente, perché oltre alla delega alle politiche agricole e ai fondi comunitari ho anche la delega alle politiche sociali, per cui è una legge che proprio va a entrare nello specifico delle sia politiche sociali che dell'agricoltura. La legge è stata approvata il 18 agosto del 2015, siamo in attesa, credo, Luis, dei decreti attuativi. Tramite sempre l'associazione AIAB cercheremo di essere sul pezzo man mano che saranno promulgati i decreti attuativi. La legge sull'agricoltura sociale in pratica fornisce e permette di inserire persone con disabilità, persone svantaggiate nelle aziende agricole, quindi si andranno un po' a formare le cosiddette fattorie didattiche, le cosiddette fattorie sociali, che nelle regioni del nord, cosiddette tra virgolette progredite, è diventato un fatto usuale, credo che possa diventare anche da noi una politica da realizzare. Credo che se non ci sono altri interventi possiamo così concludere, rinviando, quindi dando appuntamento proprio intorno, credo il 17 potremmo fare questo seminario informativo, continuando quindi a tenere i riflettori accesi proprio sull'agricoltura, che dovrebbe essere il volano cosiddetto dello sviluppo calabrese. Grazie.